Bentrovati su Inondazioni Pontatti, siamo con Alessandro Di Battista, portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera, qui a Lecce in Piazza Sant'Oronzo. Stai per concludere l'incontro con i cittadini leccesi. Ti devo fare per forza una domanda di attualità, visto la sorpresa di Renzi, chiamiamola così. Secondo te, se Renzi dovesse riuscire a portare a termine quelli che sono i suoi obiettivi programmatici per cui ha fatto cadere Letta, faccio io le domande. Ok, e se una volta riconosceremo e poi dovesse riuscirci, il consenso del Movimento 5 Stelle potrebbe essere ridimensionato in funzione dell'europeo, secondo te? È una domanda, se ci pensi, cioè lui non sappiamo che idee fa, non sappiamo se sarà ancora lui il Presidente del Consiglio, non sappiamo quali sono le proposte e dobbiamo dare da questo un giudizio. È una partita, come dire, io non so rispondere a questa domanda, nel senso, io credo che il Parlamento è sempre lo stesso, per cui Renzi non ha buone idee, è uno schiavo delle banche e dei lobbisti come tutti gli altri, cui ahimè non porterà nulla di buono. Qualora dovesse portare qualcosa di buono, noi voteremo tutto quello che buono porterà Renzi. C'è una movimento Renzi dovesse. Non del movimento, non un'apertura, ragazzi, è sempre la stessa storia. Qualora arrivasse un provvedimento utile per i cittadini, in Parlamento noi lo votiamo. Ad oggi non è mai arrivato nessun provvedimento utile per i cittadini. L'ultima domanda per quanto riguarda la democrazia interna al movimento, lo so che sono forse sempre le solite domande, ma un giorno sarà possibile affrancarsi da quella che è la vostra guida spirituale, con tutto il rispetto che voi avete? Succederà mai? Ma siamo sempre stati affrancati, avrò votato 3.400 volte alla Camera, ci fosse stato una volta che prima di votare ho ascoltato Beppe Grillo Casaleggio. Vi prego, non sono guide spirituali, sono semplicemente dei cittadini, chiaramente, che hanno un blog, che hanno avuto quest'idea straordinaria che riempie le piazze in Lecce. A chiamarla guida spirituale, a pensare che noi siamo eterodiretti, significa confonderci con quelli del Partito Democratico. Quelli del Partito Democratico, fino a 48 ore fa, dicevano che Letta era un grande governo, poi parla Renzi e Letta è diventato il padre di tutti i mali. Queste domande sull'etero, diciamo, direzione e sulla mancanza di autonomia vanno fatte al Partito Democratico e ai quelli di Forza Italia che vengono pagati da Berlusconi. Perché spesso, diciamo, i post di Grillo sembrano un pochettino invadenti, ecco questo. Scusa, ma Grillo è un cittadino, scrive quello che vuole, allora è invadente quello che io oggi ho detto sul palco e nei confronti dei cittadini leccesi. Se iniziamo a pensare che quello che io dico dal palco viene preso per oro colato dai cittadini leccesi, o che quello che scrive Beppe viene preso per oro colato da noi, significa come dire, mancare, secondo me, di rispetto nei confronti dei cittadini leccesi e nostri, come se non avessimo un'autonomia intellettuale. Noi siamo autonomi e sovrani del potere intellettuale, diciamo che ci si trova d'accordo con Beppe almeno quasi il 99% delle volte. Dalle piazze che cosa hai percepito? Guarda quanto ti lascio. Grazie. Tanta gente, tanto entusiasmo, persone di tutte le età, dai bambini a persone anziane, tanti cittadini informati che conoscono, che hanno voglia di partecipare. Io credo che questa è la dimostrazione che il Movimento 5 Stelle nasce per creare consapevolezza e partecipazione. Se si ottiene, non in campagna elettorale, la domenica mattina a Lecce e senza Beppe Grillo, una piazza così piena di persone, evidentemente la strada è quella giusta. In bocca al lupo, grazie. Grazie a voi, grazie.